Come diceva Freud, anche i vecchietti fuori dai cantieri. Ciao a tutti appassionati di fumetti e benvenuti a questo nuovo video recensione. Bravo promesso, anche questo 408 gli ho voluto concedere un'intera recensione a lui dedicata e adesso andremo a capire perché. Come diceva Freud un tubo, perché ovviamente non è Freud che diceva alcunché di aforismico sui vecchietti fuori dai cantieri e non è nemmeno più di tanto, anzi molto letteralmente Freud, una qualche citazione, un qualche tema contenuto all'interno di questo album, ma come vedremo ben altro. Ci tenevo però a fare la recensione di questo album per sottoporvi anche un quesito che ha a che fare proprio sulla natura, su ciò che questo album anche richiede sostanzialmente al lettore. Quindi, dai, facciamo così, andiamo subito a inquadrare un attimo di che cosa tratta questo Dylan Dog 408, così poi ci confrontiamo un po' meglio, forse dopo farò anche un qualche piccolo spoiler più approfondito, ma vi avviserò nel caso in cui non lo abbiate ancora letto. Attorno alla recinzione di un cantiere viene trovato un vecchietto, orrendamente sventrato, lasciato appeso alla recinzione, con gli occhi strappati ed infilati in gola. A questo presto se ne aggiungeranno altri, così che su quello che verrà chiamato l'assassino dei vecchi comincerà ad indagare Scotland Yard e quindi Dylan Dog. La pista realista scandaglierà lo scenario dei clan della malavita organizzata, mentre Dylan, ovviamente, seguirà quella delle teorie del paranormale e dell'orrore. Ebbene, dove si andrà a finire? Dove condurrà allora questa indagine? Ma adesso subito non ve lo dico, al massimo verso la fine, perché dopo non ce la faccio a non condividere un attimo anche di sfogo con voi, però vi dico subito, e qui vengo anche al tema un po' di questa recensione, che per, diciamo, raccogliere in pieno il messaggio che questo album vuole trasmettere, per capirlo, interpretarlo a fondo, bisogna andare a scomodare appunto in parte Freud, ma soprattutto magari alcune teorie di Einstein e soprattutto, più di tutti, Jung, appunto un discepolo proprio di Freud, e la sua teoria sulla sincronicità. Lo si vedrà in base a una reiterata domanda e riflessione che si farà Dylan, che ritroverà questa questione di numeri ricorrenti, di sincronie, di teorie sul fatto che tutti se allo stesso tempo compiono una stessa cosa, una cosa avviene, una avviene, insomma un pieno, davvero un pieno, pieno, pieno di riferimenti, comunque problematicamente qui estremamente abbozzati. Sì, perché come andremo anche a vedere come va a finire, come va a concludere, dove vuol portare questo albo qui, andare a scomodare con tanti riferimenti che, da come ho avuto anche prova, solamente una piccolissima parte dei lettori può, diciamo, poter annoverare all'interno delle proprie conoscenze. Io stesso, che di Jung ho letto qualche cosa, la sua teoria sulla sincronicità non l'avevo mai approfondita più di tanto, me la sono dovuta andare, in questo sforzo che mi sono imposto, a cercare un attimo a intercettare per capire meglio questo album. Perché sì, perché se voi non fate questo aspetto qui, se voi non farete questa ricerca posteriore, a meno che non siete tra i pochi che veramente hanno completamente affogato i propri studi su questi su queste teorie, non ve ne verrete fuori, la sensazione è che comunque manchi davvero qualche cosa. Ecco che allora viene la mia domanda che volevo porvi. Ha senso nel fumetto, in particolare qui ci troviamo nel fumetto popolare, no? Ha senso andare a scomodare
cotali teorie abbastanza complesse, se vogliamo alcuni potrebbe dire applicate in un certo modo anche astruse, ha senso andare a ricercare tutto questo, andare, scusate, ad inserire tutto questo in un albo così, che obbliga il 90 e più per cento dei lettori a andare a effettuare poi ricerche durante o postume alla lettura dell'albo per poi eventualmente riproporsi in un'altra rilettura. Ha senso? Vale veramente lo sforzo questa cosa qui? Io ve lo chiedo con voi, perché secondo me o un albo ha, più che un albo, una storia, una durata, una complessità tali che c'è la possibilità di approfondire anche un tema, di suggerire un po' meglio quello che è una teoria, quello che qualcosa che si vuole comunque illustrare, a cui poi un mistero, un qualcosa fa riferimento, per anche capire tutto il nesso che si vuole collegare, no? Che poi è una sorta anche di paranormale a cui si vuol far credere sostanzialmente, ha senso se c'è spazio all'interno di un fumetto per farlo. Se invece tutto questo viene lasciato in mano al 10% di persone, a dir tanto, che possono avere queste conoscenze veramente di un certo livello, e a tutti gli altri gli si domanda di fare veramente uno sforzo, secondo me un po' extra, per un albo così, secondo me è un po' fuori luogo. Poi, vi dico sinceramente, potrei capirlo se si trattasse di una storia, di un'epopea, di un qualcosa, di un mega mistero che possa valer la pena. Ma di un Dylan Dog ai giorni nostri, cioè il Dylan Dog dei giorni nostri che già se la sta vivendo come se la sta vivendo, fosse stato il Dylan Dog dei primi tempi di Sclavio, comunque di quello che creò una sorta di culto, no? Magari ai tempi, per fare proprio colui che voleva capire tutto di ogni singolo albo di Dylan Dog, ci si poteva andare a inerpicare, a volersi così cimentare in queste ricerche, ma al giorno d'oggi mi sembra un po' pretestuoso, pretenzioso, quello che ha voluto fare Gigi Simeoni, che sicuramente sfoggia un'enorme cultura su tutti questi aspetti, però fa a mio avviso sentire a disagio, uno, il lettore che non conosce, che gli sente di mancare una storia, che sicuramente non vuole andare a fare tutto quel lavoro di ricerca che ci sarebbe da fare. E due, e qui veniamo allo spoiler, quindi se non volete sapere un po' parte di a cosa conduce questo albo, la chiudiamo qui, perché un po' mi sono risentito. Cioè, tutta sta supercazzola di Jung, della sincronicità, di tirar fuori poi tutta una serie di citazioni che bisogna andarsi un attimo anche appunto a interpretare. Adesso volevo far vedere quella di un Totò che fa appunto la figura di quello che tira dentro in un gioco, parla appunto di giochi regolari, nessun imbroglio, tutta questa sarcazzola di roba per una storia che si va a concludere, volendo in fondo comunicarci che ci sono dei mostri che escono fuori dalle viscere della terra e che quindi se vediamo dei vecchietti che stanno fuori dai cantieri è perché in realtà loro sanno o hanno capito che c'è questa cosa, che se tolgono la loro sorveglianza da quei cantieri sti mostri escono fuori. E spero che l'ho capita male. E spero che l'ho capita male. E che non mi sono voluto fare troppe pippe, oltre quelle che già mi sono andato a fare, di fare ste cazzo di ricerche per sto albo qui. Che poi, all'interno di questo albo, qualche pezzettino, cubicolo di storia con qualche pezzo intrigante ci potrebbe essere, del tipo Carpenter che fa queste ricerche, trova che in qualche modo, cioè, grazie diciamo a quello che viene fuori, c'è la possibilità di incastrare diversi diciamo capi della malavita organizzata, dei vari clan, pur avendo consapevolezza che non sono i reali colpevoli,
ma con questo appunto dilemma di dire è lo stesso, è l'unica occasione che abbiamo per motosegarli, facciamolo. Quindi il dilemma morale di andare in pratica contro la giustizia stessa per un bene superiore. Ok, quindi ci potrebbe essere stati questi spunti qui, poi in realtà di contro c'è anche da dire che invece il comportamento di Rania, di Carpenter stesso, di una storia messa in mezzo a tutto un procedimento da cui arrivavamo, di continuity, di altri albi, di quello che c'erano stati, suona e stona abbastanza, perché non ci ritroviamo con un loro atteggiamento coerente rispetto a quello che c'è stato prima. E sicuramente ciò si spiega col fatto che questa storia chissà quando è stata scritta e non prevedeva un certo tipo di setting attorno. E questo è il difetto di scrivere delle storie, la Bonelli lo fa costantemente, e pubblicarle poi dopo mesi, ma soprattutto tendenzialmente spesso anni, e più anche anni. E poi i nodi vengono al pettine, quando in mezzo alla storia singola vuoi creare delle robe, poi si crea e vengono fuori le cose che non tornano, vengono fuori le cose che stonano, che insomma non si vorrebbero vedere. Quindi ovviamente storia di Gigi Simeoni completamente, nel mio caso, insufficiente, bocciata. Non mi ha soddisfatto nulla e, come ho detto, mi sono sentito un melanzanone nel sedere ad aver fatto quel cazzo di ricerca per sta stupidaggine di cosa. Quindi ci tengo a sapere la vostra, se avete fatto o meno qualche ricerca, se vi siete informati o meno quando avete affrontato questo albo qui. E se più in generale ritenete opportuno che un fumetto lasci qualche cosa, qualche compito in capo al lettore da svolgere, i suoi compiti da svolgere a casa dopo averlo letto, oppure non sarebbe tanto giusto, dovrebbe essere tutta l'opera che in qualche modo, anche solo suggerendo o dando quello che è necessario come input al lettore per godere di quello che si vuole insomma esplicitare, senza appunto lasciare, tranne veramente poco al lavoro dopo successivo, esterno alla lettura dell'opera in sé. Fatemelo sapere. Marco Soldi ai disegni, diciamo, ma io parlerei di una sufficienza, interpreta, se vogliamo, correttamente l'universo dei personaggi di Dylan, senza però avere un tratto, c'è qualche tavola abbastanza buona, però senza avere un tratto più in generale troppo particolareggiato, chissà con che stile, ecco. Quindi sicuramente bocciato, sicuramente dopo la piccola reprise del 407 non fa, non che avesse aspettative, in questo senso che però non fa ovviamente per sbocciare chissà quale aspettative anche per le prossime, anche perché appunto c'è quello di Manaceracce prossimamente, che di cui se ne sono già dette peste in corda, non tutti, e chissà che non sia tra i pochi di quelli che dice me ne frego di tutto, tante considerazioni, magari non è così brutto, poi le aspettative me le hanno fatte scendere a talmente basso livello che voglio dire. Ok, tutto per questo piccolo albo, questa piccola recensione e considerazione per confrontarmi con voi anche su questo tema in ambito fumetti. Ci si vede al prossimo video. Ciao da Viper.